Oggi come ieri, due simboli restano nel cuore dei ruvesi, che sono costretti a vivere lontano dal proprio paese. Il primo è la Torre Angioina. Tutti hanno vissuto e vivono un sogno, quello di entrare nella Torre Angioina. Tutti noi abbiamo fantasticato su cosa ci sia e come sia. Oggi, per alcuni componenti della Proloco, il sogno è diventato realtà. Perché, con il permesso degli eredi Tozzi, sono finalmente entrati nella torre e nel castello per svelare a tutti questo mistero. Seguiteci quindi in questo avventuroso viaggio tra le testimonianze di un glorioso passato e quelle meno gloriose degli scempi della moderna ricostruzione. Si erge davanti a noi la Torre Angioina, con i segni del tempo e del disastroso terremoto del 1980. Quella davanti a noi, in parte crollata, sembra essere la canna fumaria di uno stabile che prima era aderente alla torre e successivamente pare sia stato abbattuto. La canna fumaria attraversa dal basso in alto tutta la torre con una luce sulla sommità della stessa. Siamo davanti alla porta della torre e con il cuore rotto dall'emozione vi entriamo per la prima volta per svelare finalmente il mistero. Guardandoci intorno ci appare un contenitore vuoto. Ciò che colpisce innanzitutto è che la forma circolare è solo all'esterno, mentre all'interno le mura sono perpendicolari con la tipica forma cilindrica.
All'interno la torre si sviluppa su tre livelli, che prima erano collegati da una scala in legno ora crollata. Resta solo un poggiapiedi, che è quello visibile, e ciò che si riesce a intravedere in una finestrella lasciata aperta da alcuni rinforzi posti dopo l'emergenza ricostruzione. Qua e là qualche finestra lascia entrare la luce all'interno dello stabile. Col cuore pieno di emozione usciamo per andare a vedere cosa c'è nel castello. Ad essere sinceri, resta un po' di delusione. Forse sarebbe stato meglio lasciare tutto questo nell'alveo della nostra fantasia e della nostra immaginazione. Entriamo adesso all'interno del castello. Ci limiteremo a commentare le cose di maggior rilievo, lasciando libertà ad ognuno di farsi un'opinione di ciò che vede. Di fronte a noi un vecchio tornio. Questo invece sembra essere un vecchio passaggio ora ostruito. Questo, ancora ben conservato, è un vecchio caminetto.
Saliamo ora al piano superiore, dove si noterà lo stridore tra tufi e cemento orrendamente posti dopo i primi interventi di ricostruzione e quanto di antico e storico rimane della vecchia struttura. Questa che vediamo di fronte è un'antica feritoia. Ci troviamo ora di fronte a un bellissimo vecchio camino sovrastato da una volta a contenitori vuoti. Al lato del camino vi è una cucina a focolare ancora ben conservata. Questo invece è un caratteristico bagno dell'epoca. Questo invece è quanto resta della decorazione della volta. In questo ambiente notiamo l'unico arco che è rimasto e i soliti orribili blocchi di tufo e mattoni rossi.
Da qui sono ben visibili i danni che il terremoto del 1980 ha arrecato alla Torre Angioina, minandone la struttura e la stabilità stessa e ponendola a rischio di crollo. Quello che vediamo adesso invece è un vecchio poggialume ancora incassato all'interno della parete. Con emozione quindi, ma anche con un po' di delusione, terminiamo il viaggio all'interno del castello e della Torre Angioina. Molte preziose testimonianze e reperti sono state sottratte da sciacalli che sono entrati all'interno della struttura in piena emergenza che seguì il terremoto del 1980. Speriamo che il simbolo del nostro paese possa essere recuperato e possa continuare a dominare da lassù tutti i ruvesi.